coi saluti del presidente della provincia di Calestrianese, è vicino a questa bellissima iniziativa e la sostiene. Questa sera è impegnato perché entro stasera si presentano le liste per le prossime elezioni provinciali. Ci teneva a portare gli auguri e i saluti per questa bellissima iniziativa. Ho conosciuto Menotti Lerro in occasione della presentazione di un suo libro al Museo Archeologico Provinciale e ovviamente mi sono innamorata della sua scrittura. È una scrittura che, come tutti i poeti, riesce ad andare oltre e quindi apre quelle che sono le nostre porte dell'emozione e quindi ci fa emozionare. Tutto ciò che ci fa emozionare ci porta in nuove sensazioni. Oggi spesso si parla di cultura come un fattore di sviluppo e modernizzazione, l'abbiamo detto diverse volte, si dice in tanti convegni, cultura è un volano di sviluppo per i nostri territori. Però che cosa succede poi effettivamente dal punto di vista della politica? Che spesso si riservano delle grandi risorse economiche a favore soltanto di grandi eventi e che si rivelano molto spesso degli eventi con dei fuggi, che non lasciano dei segni importanti all'interno delle nostre comunità. Quindi sono tese a promuovere un'immagine che è più consumistica dell'evento che è appunto uno sviluppo reale dei nostri territori. Invece quello che io ho visto e ho potuto percepire attraverso questo Centro Contemporaneo delle Arti è che è stato sviluppato un'idea di cultura che è veramente molto più complessa. È una cultura rivelatrice dei bisogni dei cittadini, dei loro sogni, che può ispirare una politica quindi di azioni positive. È una cultura come nutrimento dell'anima, della creatività, dell'ingegno. È la cultura che nasce da un processo educativo multiforme, non a caso fanno parte molti professori universitari, ma anche docenti delle scuole superiori. E quindi è una cultura che nasce da un processo educativo multiforme che investe tutti gli aspetti della persona in maniera più complessa. Dal rispetto delle regole al rapporto con gli altri, alle relazioni con il proprio territorio. È una cultura che promuove l'intelligenza creativa anche dei giovani, la loro propensione al cambiamento, il dinamismo, la fantasia, e queste sono le doti che possono davvero renderli i migliori protagonisti di ogni iniziativa di sviluppo che si declini a vantaggio della loro comunità di appartenenza. Questa offerta culturale, concepita in questo senso, va promossa in sinergia con tutte le agenzie educative e quindi la famiglia, la scuola, le associazioni, la Chiesa. Questo tipo di impegno è frutto di un lavoro che è lento ma costante e non a caso è una caratteristica del temperamento di Menotti Lerro, in cui sono coinvolte tutte le parti sociali. Ma consentitemi di dire che l'importanza della nascita di un centro contemporaneo delle arti in questo preciso momento storico è davvero fondamentale, soprattutto perché è necessaria una nuova alfabetizzazione culturale. 4 italiani su 10 sono analfabeti funzionali, ce ne rendiamo conto quotidianamente attraverso la rete. E solo questo intento può essere il presupposto per generare uguaglianza e trasmettere dei valori reali. Oggi si deve tenere conto dell'offerta culturale che è proposta in maniera globale, proprio dalla rete internet, ma allo stesso tempo è necessario arrivare a tutte le fasce sociali. Questo per me è fondamentale, perché non è più possibile confinare un'idea di cultura a poche elite di persone. E quindi ben venga questo centro affinché possa dialogare davvero con tutti e il suo messaggio possa arrivare a tantissime persone, a tantissimi giovani. È necessaria la consapevolezza che è nella crescita culturale dei cittadini che si fonda la stabilità della democrazia. La cultura non è un fenomeno virtuale, si diceva prima, si condividono tante cose anche in maniera banale.
autoreferenziale molte volte, proprio perché la rete dà spazio a tutti e quindi molte persone non sanno poi riconoscere ciò che veramente può avere un valore rispetto a qualcosa che invece è autoreferenziale. E quindi la cultura non è un fenomeno virtuale, ma va vissuta quotidianamente e soprattutto va incentivata. E vanno incentivati, così come diceva prima Menotti Lerro, i talenti, i giovani. Quindi benvengano tutti i giovani che saranno accompagnati da dei maestri validi. E quindi la diffusione, soprattutto la cultura del bello, quello che oggi manca nella nostra società. Come diceva Gadamer, che è un filosofo tedesco, la cultura è l'unico bene dell'umanità che, diviso fra tutti, aumenta anziché diminuire. E questo penso che sia lo spirito che può accomunare tutte le persone che hanno deciso di dare il sostegno e il proprio contributo a questo bellissimo progetto. Noi come provincia ci saremo e vi sosterremo con tutto quello che noi potremo. Grazie.